Buongiorno e bentrovati a tutti. Oggi siamo con una cara amica, Ben Pastor, che ha pubblicato questo bellissimo libro e ponderoso libro, come tutti i suoi, peraltro, La fossa dei lupi o come proseguono i promessi sposi. Già nel nome, già nel titolo c'è il racconto di quello che succede. Diciamo una sfida da brividi, perché comunque questo è il libro per eccellenza italiano, la storia italiana per eccellenza. La lingua del Manzoni ha aperto alla lingua moderna, e quindi, però, tu sei riuscita a mantenere il tuo di stile raccontando le cose che sono successe dopo la fine dei Promessi Sposi. Era una sfida notevole, intanto una sfida di coraggio, diciamo così. Dal 1870 è il nostro romanzo, come Moby Dick negli Stati Uniti, come I Miserabili in Francia, come Guerra e Pace in Russia. Quindi eccoci qua. Qualcuno doveva farlo, come si dice, e l'idea era proprio quella di prendere qualcosa che è stato amato, odiato, detestato, ed è stato così importante, e di renderlo davvero leggibile, moderno, un po' pop. Renderlo rispettoso della lingua e dell'impianto e allo stesso tempo permettendosi delle variazioni sul tema dei giovani sposi, ora non solo sposi, ma in attesa di una figlia, e con omicidio al seguito, che riescono a ricordarci quanto è stato divertente in realtà i Promessi Sposi e quanto lo può essere se lo leggiamo nello spirito giusto, ma con una certa agilità, nostra moderna. Il termine giusto, moderno, io trovo di una grandissima modernità, fra l'altro, Manzoni, perché come tu racconti, Manzoni raccontava della peste, noi abbiamo avuto il Covid, Manzoni raccontava dei vari casi umani all'interno delle psicologie, all'interno di un'emergenza come quella della peste, la grande fuga dalle città, le cattiverie fra gli uomini, gli untori, che sono miserabilmente tornati anche in occasione del Covid. E quindi in realtà è supermoderno. Il ratto per stupro. Noi vediamo oggi con i femminicidi, cioè c'è dentro di tutto, se potrebbe essere un occhio su oggi, i Promessi Sposi. Hai colpito nel segno assolutamente quello che il povero Manzoni, da neofita e da convertito al cattolicesimo, non poteva permettersi, e per dignità sua e per età cronologica, posso permettermelo io. Posso avere Lucia Mondella, che abbiamo lasciato vergine, incinta, posso parlare di ratto per stupro. Posso parlare di ciò che succede fra uomini e donne quando, se il vostro confessore, il nostro Dio ce lo permette, siamo uomini, uomini e donna libera sia voi che io. Cioè, come si può giocare anche con la sensualità seicentesca che Manzoni ovviamente aveva tralasciato saggiamente di fare all'epoca. Ecco, diciamo già il titolo, La fossa dei lupi, in realtà è dentro questo contesto. I lupi sono anche gli uomini, homo homini lupus. L'idea era proprio quella di ricordare che, nonostante vogliamo ascrivere ad un'antichità che da noi è lontana 400 anni, era lontana di 200 dal Manzoni, tutto ciò succede tuttora, ci sono prevaricazioni, c'è chi vale e chi non vale, chi può e chi non può, chi è impotente, con una variazione notevole. Crediamo molto meno in Dio e la Chiesa è molto meno capace, per necessità legate alla modernità e al laicismo, di soccorrere i poveri. Quindi le condizioni non sono migliorate. E se Manzoni diceva spagnoli per significare austriaci, potremmo trovare oggi molte altre declinazioni a carattere politico che possono parlare di supremazia e di sopraffazione. Quindi sì, è storia di oggi. Diciamo che fai anche un'operazione di verità storica. In copertina c'è un particolare di un quadro di Moroni del 500. I Promessi Sposi sono ambientati nel 600. L'innominato con te prende un nome, un cognome, così come tutti gli altri protagonisti del Manzoni, che probabilmente per questioni di equilibri e di, come dire, di familiarità della sua famiglia con gli eredi di queste famiglie, di questi casati, non poteva permettersi. Assolutamente sì. Ma sì, l'idea era di dare nomi a tutti e anche di ricordare che le difficoltà di casta, diciamo così, che racconta Manzoni, dove ci sono i nobili che possono essere di volta in volta religiosi, generosi o totalmente sopraffattori,
esistono anche oggi, ed era anche, secondo me, una cosa utile quella di prendere tutti i fili che come un tessitore Manzoni aveva lasciato pendere e creare da ognuno una storia. L'innominato si pente, sì, è diventato buono, come dice Lucia, ma si è lasciato dietro una scia di morti, di feriti e di rapine. Quindi, secondo me, è possibile che molti non lo avessero perdonato, come hanno fatto Renzo e Lucia, e abbiano anzi deciso di fargliela pagare. Quindi l'idea di avere un omicidio eccellente di questo Bernardino Visconti, che davvero visse, e visse incidentalmente, come la monaca di Monza, che pure appare nel romanzo, nella sua versione più piena, diciamo, vissero alla fine del Cinquecento. Fu Manzoni che li spostò nel Seicento per poter interpretare anche il periodo della peste e della guerra dei Trent'anni e così via. Io ho fatto altrettanto, però ho chiesto che sulla copertina apparisse un ritratto del Moroni nell'epoca in cui in realtà gli eventi si svolsero, circa 1580. Tutto parte da un omicidio eccellente, appunto quello dell'innominato, e come tutti i tuoi protagonisti, diciamo, hai ideato un investigatore molto molto particolare, questo signore spagnolo Diego Alfonso Sorria de Olivares, che è conteso, diciamo, fra le cose del cielo e le cose della terra. Ed è partito in vita con l'idea di diventare un religioso, un gesuita, e allo stesso tempo di andare a morire martire nelle terre lontane, che siano le Americhe, che sia il Cipango, che sia il Catai, più lontano possibile per nostro Signore. Quello che gli capita per via è di inciampare letteralmente nelle gonne di Donna Polissena, giovane vedova, aperta alle novità, scienziata, donna intelligente, colta, ironica, e molto più esperta del mondo di lui, con tutti i risultati che in un breve sommario il giovane Olivares, 25enne, dirà: beh, nostro Signore è un amante paziente, aspetterà. Aspetterà, sì, ecco, questa donna è molto intrigante, devo dirti. È il prototipo della donna moderna, trapiantata, come ce n'erano altri, abbiamo le grandi pittrici che si sono ribellate un po' agli schemi. Ecco, lei a modo suo si ribella agli schemi ed è una donna molto moderna. Diciamo che la ricchezza e l'indipendenza, non solo economica ma anche sociale, per così dire, permetteva alle donne di fiorire anche allora. Erano un numero esiguo, la maggior parte di loro, se deviavano dalla via della moralità, probabilmente finiva in uno dei tanti depositi di Milano, perché così erano chiamati, in cui le donne pericolanti dal punto di vista morale venivano rinchiuse fino a che donne ricche e indipendenti come Donna Polissena non pagavano per loro per avere una dote e poter sposare qualcuno talmente povero e talmente in poca salute economica ad essere pronto a sposare una donna che aveva una storia di immoralità autogenerata oppure causata dagli altri, stupro di donna onesta, come moglie. Ecco, entrambi incappano in tutta una serie di trappole, perché questo ci fa tornare al titolo del libro. Ecco, le trappole di chi? Dei potenti, dei malfattori, le trappole che viviamo anche noi quotidianamente. Sono trappole temporali. Noi viviamo in un periodo in cui, in realtà, credendoci liberi e credendo di vivere con relativa giustizia in democrazie, ci rendiamo conto che in realtà delle cose accadono sopra le nostre teste, cominciamo dalle guerre, per esempio, cominciamo dalle crisi economiche. Quindi ci sono delle trappole anche nella nostra quotidianità, ed è molto interessante rifarsi a un'epoca considerata epoca oscura, superstiziosa, legata alla stregoneria, che pure ha il suo piccolo ruolo, e neanche tanto piccolo nel romanzo, proprio perché nella nostra vita ci sentiamo impotenti e ci troviamo davanti alle trappole. E a volte, come il lupo, incappiamo nella trappola e non sappiamo come uscirne. Si dice che la letteratura sia un antidoto contro le malattie della vita, l'abbiamo detto tante volte. Ci dai due pillole di questo antidoto consigliando due libri da leggere? Qualsiasi libro scritto dal filosofo tedesco di nascita coreana, Byung-Chul Han, raccomanderei La scomparsa dell'altro,
e qualsiasi dei suoi libri sulla comunicazione. Grazie Ben per essere stata ancora una volta con noi. Grazie a te, grazie a tutti, buona continuazione.